Buongiorno dal TG Med. È morto in seguito alle gravi ustioni riportate e dopo 5 giorni di agonia Michele Ladelfa, 41 anni, il disoccupato che martedì scorso si era dato fuoco dopo essere salito sul tetto del municipio di Leonforte per protesta. Aveva saputo che non avrebbe avuto assegnata la casa popolare che aveva chiesto da tempo perché escluso dalle graduatorie. L'uomo era stato soccorso tra gli altri anche dal sindaco di Leonforte, Francesco Sinatra, che fa il vigile del fuoco e che si era anche lievemente ustionato al volto nel disperato tentativo di spegnere le fiamme e soccorrere Ladelfa. L'uomo, disoccupato, come dicevamo, e padre di 3 figli, era ricoverato all'ospedale civico di Palermo. Si allarga il caso di precari che possiedono rendite da migliaia di euro e che però ricevono anche il sussidio dalla regione. Si tratta di casi che si aggiungono a quello scoperto negli ultimi giorni. A lanciare l'allarme era stato il governatore Rosario Crocetta, che aveva scoperto il caso di un precario della regione dal patrimonio milionario. E intanto sugli ex PIP rischia di scatenare lo scontro fra la regione siciliana e il comune di Palermo. Dall'assessorato regionale al lavoro infatti sarebbe arrivata l'imposizione di assunzione appunto a carico del comune riguardo agli ultimi 350 ex PIP rimasti fuori dalla stabilizzazione. Immediata la reazione del sindaco Leoluca Orlando, che ha detto il comune non è una discarica. E intanto comincia oggi una settimana calda su un altro fronte, quello della GESIP. I lavoratori della società partecipata del comune in liquidazione tornano a manifestare in piazza, lo fanno con un corteo che oggi pomeriggio alle 15 partirà da piazza Giulio Cesare per attraversare la via Roma e la via Cavour e poi tornare indietro lungo corso Vittorio Emanuele e raggiungere piazza Pretoria, sede del comune. Nei giorni scorsi era stata firmata l'intesa fra Regione e INPS per sbloccare le risorse della cassa integrazione, ma l'ammortizzatore sociale copre i 1700 lavoratori della società soltanto fino a giugno. Sono state annunciate proteste per tutta la settimana, in particolare domani e dopodomani si terranno sit-in davanti a Palazzo delle Aquile e Villa Niscemi. Ancora minacce al sindaco di Catania Enzo Bianco. Dopo quelle del gennaio scorso sono state recapitate direttamente nella cassetta delle lettere della sua abitazione. Un fazzoletto bianco in particolare che riportava una scritta minacciosa con un rossetto rosso fuoco. Un episodio inquietante soprattutto perché il messaggio è stato recapitato a casa del sindaco nonostante la sua sorveglianza sia stata rafforzata dopo le minacce di gennaio. Minacce che arrivano a pochi giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Catania del registro sulle unioni civili per il quale proprio Bianco si era impegnato. I carabinieri di Palermo indagano sull'intimidazione subita da Santo Albicocco, fratello del pasticcere Salvo, che nel 2010 denunciò e fece poi arrestare i propri estortori. La scorsa notte ignoti hanno bloccato con la colla i lucchetti del negozio in fase di ristrutturazione. Il locale si trova in via Palmerino. Ai militari Santo Albicocco ha detto di non avere subito minacce o intimidazioni. La famiglia gestisce a Palermo 4 pasticcerie. Blitz dei carabinieri nel weekend appena trascorso a Palermo contro i posteggiatori abusivi e contro gli automobilisti che usano l'antico basolato del Teatro Massimo di Palermo per parcheggiare e recarsi nei luoghi della movida. Alla fine il bilancio dell'operazione è stato di oltre 100 multe elevate per divieto di sosta. L'intervento dei militari ha messo in fuga per una sera i posteggiatori abusivi che ogni giorno stazionano in Piazza Verdi. Altri controlli e altri blitz del genere sono stati annunciati dal comune. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, l'informazione però torna come sempre più tardi. Grazie a tutti voi e buona giornata.